Dov'è l'unico problema che potrebbe verificarsi con una cartuccia 5.56 nato in un'arma 2.2.3? È dato dalla differenza tecnica di una parte specifica della cameratura, che è il freeboard. Nel 2.2.3 è molto più corto, nel 5.56 nato è stato pensato in maniera diversa per questioni di affidabilità, ma soprattutto perché uno dei caricamenti o più caricamenti NATO prevedono delle palle particolari, nel caso specifico di una palla tracciante che ha una lunghezza del proiettile, stiamo parlando molto maggiore di una palla civile, si rischierebbe di avere un picco pressorio estremamente elevato nel momento in cui viene accesa la polvere. La palla parte, si pianta immediatamente nella rigatura. La lunghezza della palla causerebbe un minor volume interno del bossolo, e lì ci sarebbe un aumento di pressioni, tale da far esplodere l'arma difficile visto che ogni arma che viene commercializzata passa un test pressorio maggiorato del 30% superiore alla pressione massima prevista. Hanno comunque preferito, considerando la necessità dell'affidabilità e la presenza di questo tipo di palle, onde evitare di sottoporre ulteriori stress meccanici, di aumentare la lunghezza del cono di forzamento. Quindi, una cartuccia 5.56 NATO con una palla tracciante, che ricordiamo nel nostro paese è assolutamente vietata ai civili, potrebbe vedere un aumento di pressioni notevole al momento dello sparo. Ma la stessa cosa potrebbe succedere su un 223 caricato con una palla molto lunga. Per esempio una palla da 95 grani usata su 224 Valkyria, che ha la stessa trafilatura del 223, mi creerebbe lo stesso identico problema. Rischierei un picco pressorio anomalo, elevatissimo per la lunghezza della palla che va a riempire il bossolo. Io adesso se si riesce a vedere in maniera un po' più dettagliata, volevo far vedere questi due alesatori. Questo è un alesatore di camera del 556 NATO. Questo è un alesatore del 223 Remington. Si può vedere, mettiamoli qui sopra che magari si vede meglio come la differenza fondamentale sia in questo tratto qui, il cono di forzamento. Nel 223 Remington è molto più corto. È la parte praticamente che, eh, di canna in cui la rigatura finisce piano piano va a sparire verso il colletto. Nel 556 nato è non dico il doppio ma quasi il doppio. Questo permette un impiego sicuro di palle molto più pesanti, molto più lunghe, senza avere dei picchi pressori. È nato nel, nel più o meno uh, a metà tra l'inizio di queste diatribe e i giorni nostri una versione intermedia che si chiama il 223 Wild. Il 223 Wild non è altro che la medesima camera di cartuccia, ma hanno fatto una lunghezza del cono di forzamento intermedia che possa accettare sia le palle militari lunghe militari, le palle lunghe che quelle più corte. Quindi, sostanzialmente questa è la grossa differenza. Il rischio di avere una munizione militare con una palla estremamente lunga in una camera non adatta per quella palla. Ma è un rischio che ci sarebbe con una munizione 223 ricaricata con una palla inadatta. Un rischio che potrebbe succedere in qualunque calibro venga ricaricato con una palla di lunghezza inadatta e quindi una Camera di cartuccia all'interno di un bossolo riempito in maniera anomala su qualunque calibro. Non è una caratteristica del 556, ma sarebbe un'anomalia che si può riscontrare o un problema, un rischio riscontrabile in qualunque calibro, in qualunque cartuccia ricaricata in maniera inadatta o sparata in una camera di cartuccia che non sia ottimizzata per quella munizione. Che in questo caso, diciamo, è. Fuori standard rispetto il 223 classico. L'ultimo punto che spesso si sente in maniera inesatta è che la pressione d'esercizio della cartuccia 556 sia superiore a quella di un 223 re Remington, è un errore. I dati che circolano sono diversi per un motivo molto semplice. Il rilevamento della pressione in una cartuccia chip viene effettuato con una procedura ben definita dove il sensore preleva e misura la, press la pressione interna al bossolo. Nel metodo SAMI americano, che ricordiamo è un 223, non è un 556, anche quello, la pressione viene rilevata dopo la fine del bossolo con sensori diversi, procedure diverse, dati diversi e unità di misura diverse. I valori sono per forza diversi. Il 556 NATO, che in queste pagine eh, trova i dati pressori della cartuccia, conferma che la pressione prevista non è assolutamente superiore a quella del 223. Anzi, se vogliamo, è ampiamente nella media se non quasi inferiore alla pressione massima di alcuni caricamenti del 223. Quindi le volte che il tiratore italiano si troverà ad avere per le mani del surplus militare correttamente messo sul mercato, il correttamente messo sul mercato vuol dire che è stato verificato che non fossero palle vietate, quindi palle traccianti, palle perforanti. È stato fatto un controllo a campione sui lotti per verificare che il munizionamento non fosse scaduto, non avesse avuto problemi di difformità e quindi ampiamente sicuro in tutte le carabine che la CIP attraverso i banchi di prova riconosce per il .223 Remington. Totale sicurezza. In altri paesi non ci sono questi obblighi, non ci sono queste regole e i tiratori possono avere accesso a munizionamento surplus di qualunque tipo. Aggiungiamo sempre che in altri paesi eh, non vi è l'obbligo del controllo dei banchi di prova, quindi vi può capitare in mano una carabina con una cameratura completamente fuori standard e che quindi potrebbe dare dei gravi problemi di sovrappressione. Quindi, mettendo insieme tutte queste informazioni, queste situazioni diverse, è facile capire come in alcuni paesi vengano date eh, degli allarmi vengono date degli attenzioni particolari sul fatto che una munizione 556 di qualunque tipo e qualunque caricamento che può finire in mano a un privato possa dare dei problemi in certe carabine civili. Nel nostro paese la possibilità di trovarsi a sparare una munizione che dà problemi in un 556 legalmente parlando in maniera eh, ufficiale sono praticamente nulle. E quindi il mistero, le chiacchiere, la paura di questo calibro sono per lo più derivate da una scarsa conoscenza di questi particolari tecnici e dal fatto che da noi è sempre stato considerato vietato in quanto fornitura militare, quindi per anni e anni è stata vista come una cosa diversa e pericolosa. Ah, un'altra cosa interessante che potrebbe far capire eh, è che per diversi anni eh, si sono trovate tranquillamente in commercio delle munizioni commerciali di un produttore europeo, marchiate 5,56x45. Queste munizioni mh, avevo avuto modo di far fare delle prove con delle canne manometriche, erano a tutto e per tutto caricamenti militari con palla blindata da 55 grani immesse sul mercato civile, semplicemente il fondello del bossolo invece di portare 556 il simbolo nato e l'anno riportava la scritta 556 x 45, che di fatto 556 x 45 altri non è che la nomenclatura in millimetri del 223 Remington e 556 nato sono invece caricamenti specifici militari. Alcuni di questi non è detto che non possano essere anche civili. Quindi non facciamoci la testa, non inventiamo storie strane su questi calibri. Il problema potrebbe esistere in delle situazioni che in Italia sono praticamente non reali, e solamente se si venisse in possesso di munizionamento per i civili vietato e sparate in carabine con la camera nativa in 223. Consideriamo anche un piccolo elemento che oramai quasi la totalità delle carabine M4 proveniente M4 R15, Bella, proveniente dagli Stati Uniti, camera 556. In Italia i Produttori hanno la libera scelta di decidere come camerarle. Le carabine del mio marchio sono tutte camerate in 556 NATO. Soltanto su richiesta vado a fare canne in 223 Wild o in 223 Remington. Ma vista che a livello di precisione e di funzionamento non cambia nulla, non vedo il motivo di continuare ad andare a usare queste altre due camerature. E ecco. Chi vuole leggersi questi documenti, come ho già detto, sono disponibili online. Non esisterà da nessuna parte una scheda chip o una scheda SAMI ufficiale del 556 che riporti i suoi dati, perché l'unica standardizzazione che ha il 556 è quella militare e non quella civile, né americana né europea. Se avete altri dubbi o altre curiosità potete comunque scrivermi sul canale o sulle pagine Facebook perché è sempre un argomento interessante da trattare, da capire e da divulgare, perché trovo giusto che eh, sia chiarita la vera problematica che può avere un calibro o quali sono le sue reali caratteristiche.